Mi sono trovata come solito al Teatro Duse, oggi sono addirittura sul palco perché vi voglio parlare e far parlare con i protagonisti e il regista di un'opera molto particolare che ha a che fare con l'Orlando Furioso, non so se lo ricordate da scuola. Sono con me proprio oggi Stefano, ciao. Ciao. Marco. Ciao. Grazie per essere con noi proprio poco prima dell'andata in scena. Come si sta? Bene, no, bene, bene, è uno spettacolo che portiamo in giro da qualche tempo, con grande gioia nostra a farlo, un grande lavoro fisico anche e grande gioia del pubblico. Quindi ogni volta che facciamo questo spettacolo, e ci sono dei bei teatri come questo, e per fortuna con tanta gente, si crea davvero una bella atmosfera. Quindi siamo sempre felici di debuttare in una nuova città. Che poi è anche la tua città, infatti ci torniamo. Marco, allora, regista, coprotagonista, l'Orlando Furioso, insomma sembra una cosa molto impegnativa, invece è uno spettacolo che sta avendo un grande successo, che ha portato, insomma, mi ha portato a rinfrescare quello che sapevo dell'Orlando, a rivederlo con molto piacere. Come sta andando? Da quanto è in giro? Le cose impegnative, se le fai bene, portano successo, non è che siccome impegnativa, la nostra è molto impegnativa perché abbiamo fatto un lavorone per riuscire a raccontare tutte le migliaia di strofe dell'Ariosto in un'ora e mezzo, abbiamo fatto una riduzione, abbiamo montato, rubato da altri testi, siamo divertiti molto, come dice lui, perché siamo partiti da un'idea che a raccontare l'Ariosto sono come due ragazzini che giocano a fare i vari personaggi. E questa è stata la chiave di volta che ci ha permesso di arrivare fino in fondo, se no saremmo rimasti spacciati, perché è tutto in rima, tra l'altro, dall'inizio alla fine.